Grazie allora di questa domanda e vorrei innanzitutto iniziare chiarendo che cosa significa pace, perché oggi sentiamo spesso parlare di pace, la sentiamo negli slogan, la troviamo scritta sulle bandiere, oppure sentiamo parlare addirittura di pace fiscale o ancora molto spesso no, la utilizziamo nel nostro linguaggio quando diciamo ma lasciami in pace o quanto vorrei vivere in pace. Ma tutto questo non è la vera pace. La vera pace non è un'idea, non è una situazione, non è un'emozione. La vera pace è prima di tutto una persona, Gesù Cristo. Egli è la nostra pace, ci dice San Paolo nella lettera agli Efesini. Egli è colui che ha abbattuto il muro di separazione per mezzo della sua croce e ci ha riconciliati con Dio. Ecco allora quando trovo la vera pace. Dove la trovo? La trovo quando sono riconciliato con Dio, quando ritorno a Lui, quando lascio la strada sbagliata, lascio la strada del peccato e ritorno a Lui. Ricordo quando alcuni anni fa, dopo un periodo di lontananza da Dio, mi sono riaccostato sinceramente e autenticamente al sacramento della confessione e lì ho buttato tutto fuori tutto il male che avevo dentro, tutto quel male che avevo accumulato negli anni e lì ho sperimentato la vera liberazione, lì ho sperimentato la vera pace, ho risentito l'abbraccio paterno del Padre. Certo, poi questo amore sicuramente va rinnovato, ecco allora l'importanza della preghiera, l'importanza dell'incontro nell'Eucaristia, l'importanza dell'incontro con la parola di Dio nel suo ascolto. E ancora però qui si inserisce una cosa importante, la riconciliazione con la propria storia, la riconciliazione con le proprie ferite, con le proprie paure. E ti assicuro che se farai questo, se riuscirai a vivere autenticamente tutto questo, non potrai non essere un apportatore di questa pace, non potrai non essere un portatore di questa gioia, non potrai non aprirti alla riconciliazione con gli altri, anche forse di quelle persone che nella tua vita ti hanno ferito. Certo, questo non è un cammino semplice, ma è un cammino che ti riempie, un cammino che ti dona la pienezza dentro di te. Allora, caro amico che mi stai ascoltando, non avere paura di essere un operatore di pace, non avere paura di essere un costruttore di pace, non avere paura di essere un artigiano della pace, non avere paura di essere un portatore di pace, della vera pace, che è Gesù Cristo.